Buonasera di nuovo in diretta per questa trasmissione che abbiamo intitolato Liberi di Credere. Quindi facciamo un salto dalla trasmissione precedente che commenti appunto di direttore di Giancarlo Calciolari su una questione diciamo che riguarda l'ebraismo e passiamo a parlare di un altro movimento, confessione religiosa, che è quello dei Testimoni di Geova. Liberi TV si interessa ai diritti delle persone. Abbiamo qui ospiti due omonimi, Achille Areta e Achille Lorenzi. Li salutiamo e li ringraziamo ovviamente. E facciamo conoscere ai nostri spettatori una vicenda che riguarda appunto i Testimoni di Geova. No? Appunto, come dicevo, ci interessiamo ai diritti delle persone in ogni loro estensione della loro vita. Ovviamente è sempre poco quello che possiamo fare, ma ci proviamo e oggi portiamo alla ribalta del nostro pubblico una vicenda che riguarda un gruppo di persone che ha vissuto un percorso spirituale, comunemente si dice un percorso di fede, all'interno del movimento dei Testimoni di Geova e poi appunto che ne sono uscite evidentemente ripensando ad alcune convinzioni. Ebbene, queste persone si trovano a subire da parte di coloro che erano amici e spesso dai familiari rimasti all'interno del movimento un atteggiamento vessatorio ispirato all'ostracismo, inteso nella semantica originaria di allontanamento, che ovviamente va a influire sulla loro vita in modo deleterio e mi permetto di aggiungere anche ingiusto. Rapporti di amicizia coniugali, genitori figli si ridisegnano in un modo traumatico e questo tanto per fare una piccola introduzione e quindi io cedo la parola ad Achille Areta per fare appunto una ovviamente da più esperto della materia. Ci fa conoscere questa vicenda che appunto vivono tutte queste persone che non sono poche, poi chiuderemo anche con la promozione di un evento. Parola ad Achille Areta. Grazie, buonasera a tutti. Io vorrei partire da una riflessione che può sembrare ovvia ma non è mai superficiale, e cioè che presupposto di ogni democrazia è l'assenza di un pensiero unico e la tutela del diritto al dissenso. Ora, se teniamo conto di questo presupposto e se consideriamo che un ordinamento giuridico quale quello italiano è tenuto a tutelare un determinato gruppo religioso, altrettanto lo stesso ordinamento giuridico deve tutelare i soggetti che appartengono a questo gruppo, consentendo loro di esprimere anche delle critiche esplicite, soprattutto se la critica proviene da chi ha operato e opera all'interno con convinzione di quella specifica associazione religiosa. Questo in altre parole significa, secondo me, che la tutela della reputazione di un'associazione religiosa deve trovare un punto di bilanciamento con i diritti della persona e con altri valori di rango costituzionale come il diritto di critica, la libertà di manifestazione del proprio pensiero, il diritto di cambiare orientamento religioso o di non averne nessuno. Pertanto, al riconoscimento del decoro e dell'onore, come si dice, di un gruppo religioso, deve fare riscontro la rigorosa tutela dei diritti delle persone che all'interno di quello stesso gruppo svolgono un percorso di ricerca e di senso dell'esistenza. In definitiva, noi assistiamo purtroppo al fatto che in alcune aggregazioni di natura religiosa come quella dei Testimoni di Geova, l'esercizio del diritto di critica da parte degli stessi associati subisce un grave oltraggio attraverso il ricorso a quella pratica a cui è stato accennato, dell'ostracismo sistematico con la frequente induzione alla radicalizzazione della conflittualità familiare, specialmente quando un membro della famiglia decide di abbandonare il gruppo religioso perché è in conflitto con posizioni ideologiche che sono purtroppo spesso mutevoli e talvolta, bisogna riconoscerlo, non sono neanche rigorosamente motivate. Ma in soldoni, in numeri, di che tipo di fenomeno stiamo parlando? Ebbene, queste forme di discriminazione che si adottano nei confronti di chi dissente, nel caso dei Testimoni di Geova, hanno un bacino di utenza, se vogliamo, che va ricercato nel numero degli abbandoni che a vario titolo il movimento dei Testimoni di Geova subisce nel corso del tempo. Per dare ai nostri ascoltatori qualche numero di riferimento, possiamo dire che per il decennio 2000-2010, quindi nella prima decade di questo secolo, a livello mondiale il movimento dei Testimoni di Geova ha visto un abbandono o comunque
una entrata in silenzio, in inattività di testimoni che si può quantificare, secondo i dati e le stime statistiche dello stesso movimento, in 1.335.139 persone. Per l'Italia, nello stesso periodo, le statistiche del movimento indicano persone che hanno abbandonato, sono diventate inattive, corrispondenti a un numero di 37.128 persone. Questo in assoluto possono sembrare numeri piccoli, però se noi pensiamo che una fetta significativa di questi numeri a livello nazionale e a livello mondiale subisce l'ostracismo a cui si è fatto riferimento, beh, anche se fosse un numero limitato a poche decine di casi, il problema meriterebbe la nostra attenzione. E che il problema sia significativo lo posso sostenere dimostrando che anche a livello parlamentare c'è stata un momento in cui l'attenzione è stata viva su questo problema. Ho qui tra le mani un resoconto della prima commissione permanente della Camera dei Deputati del 10 gennaio 2001, proprio immediatamente dopo l'anno 2000, che vide l'attivazione della procedura per l'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione tra Stato e Congregazione dei Testimoni di Geova. Perché vi cito questo resoconto parlamentare? Perché in esso un onorevole, parlando della Congregazione dei Testimoni di Geova, la individua come una realtà per certi aspetti inquietante, in particolar modo sotto il profilo dei rapporti interpersonali tra gli aderenti alla confessione, soprattutto in caso di rottura del legame di appartenenza. Ora, questo parlamentare non parlava per sentito dire, ma riferisce al fatto che numerosissime segnalazioni pervenute testimoniano atteggiamenti di ostracismo assunti nei confronti di chi abbia maturato la decisione di abbandonare la confessione, sovente con conseguenze drammatiche all'interno dei nuclei familiari. Quindi chi guarda con un po' di attenzione all'interno del fenomeno e ascolta anche le voci del dissenso si rende conto che questo problema è reale e concreto. Ora, l'ostracismo connesso alle misure disciplinari dell'espulsione, in buona sostanza, noi evidenziamo che limita la libertà di chi volesse porre fine alla propria adesione a questo culto, costringendo molte persone, e ne abbiamo prove di testimonianze dirette, a restare associate al gruppo tramite lo spauracchio della perdita dei legami affettivi che deriverebbe dall'abbandono dell'organizzazione. Ora, il paradosso è che quando altri gruppi religiosi applicano le stesse regole ostracizzanti, la letteratura dei testimoni di Geova definisce questi comportamenti intimidazioni, e cito tra virgolette. Quando invece la applicano loro all'interno del loro movimento religioso, è semplicemente una manifestazione di lealtà a Dio. Non c'è niente di peggio di due pesi e due misure. Uomini e donne che amano sinceramente Dio e che in tutta coscienza non sono d'accordo con alcuni insegnamenti del movimento sono stati dalla sera alla mattina privati del posto che spetta loro tra gli amici, i conoscenti, sono stati privati del loro buon nome, della loro reputazione, del rispetto e dell'affetto che avevano guadagnato nel corso di un'intera vita e sono stati perfino allontanati dai familiari. Questo, ripeto, non è un comportamento ascrivibile ad estremi intransigenti e integralisti messi in atto da singoli associati a questo gruppo, ma sono il risultato delle direttive del movimento. Sì, è una... mi senti? Sì. Ok. No, se hai concluso volevo dare la parola anche a Achille Lorenzi, così facevamo... Achille Lorenzi, credo che tu abbia appunto una testimonianza personale da narrare. Sì, certo. Buonasera intanto. Sì, la mia storia è abbastanza articolata, no? Cioè io vorrei dire innanzitutto come sono diventato testimone di Geova e perché lo sono diventato. Avevo 19 anni, quindi ero molto giovane,
mi ero trasferito con la famiglia in un piccolo paese di montagna, quindi avevo lasciato il paese dove ero vissuto per tutta la mia adolescenza, per tutta la mia infanzia, e quindi ero solo, ero in un periodo piuttosto difficile della mia vita, perché avevo cambiato lavoro, avevo cambiato scuola, eccetera, e quindi in questo momento così particolare venne in contatto con i testimoni di Geova, no? E una cosa che caratterizza i testimoni di Geova è che cercano subito di accattivarsi i nuovi potenziali seguaci, no? Quindi c'è molto interesse, molta socializzazione immediata, viene tutto quanto dato con estrema facilità, l'amicizia, vienimi a trovare, quindi in pochissimo tempo, ecco, che io avevo trovato amici, avevo trovato compagnia, avevo trovato persone che mi sembravano veramente molto, molto convinte, e tutto quello che dicevano mi sembrava fosse veramente basato sui fatti, su delle prove oggettive. Quindi sono diventato testimone di Geova dopo questo coinvolgimento iniziale, ma passato poi l'entusiasmo, passato poi il piacere della novità, eccetera, ho cominciato a delle riflessioni mie personali, ho cominciato a ragionare un po' di più su quello che mi era stato presentato come verità, no? E da lì è cominciato, col passare del tempo, un percorso di critica, un percorso che mi ha portato a non condividere più certe cose che mi erano state insegnate. Solo che una volta che si è entrati è difficilissimo riuscire ad uscirne senza doverne pagare delle conseguenze irreparabili a livello familiare, a livello sociale. Ecco, allora cosa succede? Io lì dentro mi sono sposato, tutti i miei parenti erano testimoni di Geova, quasi tutti. E nel momento che io sono uscito, dopo un percorso abbastanza tormentato, abbastanza difficile, tutti i contatti con questi miei parenti testimoni di Geova si sono interrotti di netto. E io l'ultima volta che ho visto i miei familiari testimoni di Geova a casa mia è stato nel gennaio del 1999, cioè 6 mesi dopo essere stato espulso, sono venuti questi parenti a trovarmi. E io rimasi molto sorpreso di questa loro visita, perché era un po' insolito, no? Che dei testimoni di Geova venissero a trovarmi pur sapendo che io ero un ex membro. Però quella fu l'ultima volta che vennero. Cioè, dopo la loro visita un mio cognato mi telefonò e mi disse: guarda, non pensare che questa visita significhi che le cose continueranno come prima. Tu sai benissimo che se non ritorni a essere testimone di Geova i nostri rapporti si interromperanno, e difatti è stato così. Cioè, io dal 99 al 2013 ho avuto pochissime occasioni di contattare questi miei parenti, momenti molto critici, tipo, non so, quando morì mia suocera, mi ritrovai con loro, anche se dovetti andare a mangiare per conto mio, perché loro non permettono a un disassociato di mangiare alla stessa tavola con loro, no? E poi l'ostracismo si è manifestato in tantissime maniere, in tantissimi episodi. Cioè, quello che si vive, essendo un ex testimone di Geova, quando si hanno incontri con questi parenti testimoni di Geova, è l'impressione di essere diventati invisibili, no? Cioè, non so, una volta sono venuti dei testimoni di Geova perché mia moglie è formalmente tuttora testimone di Geova, lei non si è dissociata ufficialmente, non frequenta più, però non ha ufficialmente detto che non vuole più essere testimone di Geova. E non posso dire molto sulla posizione religiosa di mia moglie, perché anche questo potrebbe compromettere, diciamo, l'equilibrio in cui lei ha scelto di trovarsi, no? Però cosa succede? Essendo lei ancora ufficialmente testimone di Geova, i testimoni di Geova possono venire a casa a parlare con lei. Però se dovessi aprire io la porta, e questo è successo, io apro la porta, è come se ad aprire la porta fosse una persona invisibile. Cioè, mi attraversano con lo sguardo, chiamano mia moglie senza nemmeno salutarmi, senza nemmeno rivolgermi la parola, quindi trattandomi proprio come se non esistessi.
E questo succede tante volte. Non so, mia moglie va a trovare sua sorella che abita in un paese qui vicino, io la accompagno, io non posso entrare in casa, devo rimanere fuori in macchina. Mia moglie finisce la visita ai familiari, mi chiama al cellulare e mi dice: guarda che sto scendendo, e quindi la accompagno a casa. E tutto questo, e durante queste visite nessuno si interessa se io esisto, se io sono vivo, se sono morto, se sono malato, nessuno chiede nulla di me, no? Ma questo, come diceva poco fa Aveta, non è un comportamento estremistico dovuto a qualche particolare modo di fare dei miei parenti, è proprio un comportamento che riflette quelle che sono le direttive ufficiali della Congregazione dei Testimoni di Geova, direttive che vengono ribadite di continuo, che vengono costantemente inculcate in coloro che frequentano le riunioni, in modo tale da far loro pensare che tutto questo è la volontà di Dio, cioè non è semplicemente così un'opinione di qualche gruppo estremista, ma è proprio ciò che Dio vuole, no? Io recentemente hanno pubblicato una torre di guardia, un articolo nella loro rivista, dove lodano in termini molto positivi una famiglia che per 16 anni evitò di avere qualsiasi rapporto con un figlio disassociato, quindi genitori e fratelli, dice testualmente la rivista, hanno seguito con fermezza e lealtà il comando della parola di Dio, cioè in realtà quello che dicono i testimoni di Geova, di evitare la compagnia di chi pratica il peccato, di non rivolgergli nemmeno un saluto. E questo poveretto dice: se la mia famiglia avesse cercato la mia compagnia anche solo per poco tempo, ad esempio per sapere come stavo, che i brevi momenti insieme sarebbero stati sufficienti per me, eccetera, eccetera. Quindi in questa rivista loro parlano in termini molto positivi di questo comportamento ostracizzante, dicendo che addirittura la famiglia si comportò in maniera lodevole, leale, anche perché non si interessò nemmeno di sapere come stava questo figlio, questo fratello, neanche chiedere come sta, no? Quindi questo viene considerato il comportamento ideale, esemplare da seguire. E questo è quello che succede. Sì, Achille, io volevo integrare questa tua testimonianza con una testimonianza che ci è giunta, grazie per fortuna alla rete, abbiamo pubblicizzato questa trasmissione, ci è giunta una testimonianza, una mail firmata con tanto di riferimenti che ovviamente non divulgherò, però è importante, volevo leggerla. E dice: sono un ex testimone di Geova, ho militato per ben 25 anni in quella setta. 9 anni fa scoprì tramite internet di essere stato ingannato, imbrogliato e usato per i loro scopi commerciali. Dopo 9 mesi di duro lavoro psicologico sono riuscito a strappare loro mia moglie, la quale è stato consigliato, tra virgolette, nel frattempo di separarsi da me perché le costituivo un pericolo spirituale. Quello che Dio ha unito l'uomo non separe, dice la Bibbia. Oggi abbiamo là dentro ancora i nostri figli e nipotini, i quali ci sono preclusi dal crescere con la nostra compagnia e ci sono dati da vedere un'oretta quando va bene, 3-4 volte al massimo durante l'anno. Non possiamo più mangiare insieme, fare una passeggiata, giocare con i nostri nipotini o portarli a passeggio e comprare loro un gelato o portarli sulle giostre. Tutto questo è disumano, so che appunto domani avremo una trasmissione, eccetera, eccetera. Insomma, sono parole molto pesanti. Volevo ridare la parola a Achille Aveta e, se era possibile, provare un pochino a, perché un accenno che ritorna a questo discorso degli scopi commerciali. Ecco, quali sono gli scopi commerciali che ha una congregazione, una fede, una confessione, un movimento che comunque riguarda un po' la spiritualità, insomma, riguarda la religione, quindi insomma qualcosa di spirituale. Ecco, come si concretizza un interesse, un scopo commerciale? Sì, io vorrei, prima di affrontare questa tua provocazione, permettimi di chiamarla così, vorrei dire che sia la testimonianza di Lorenzi che quella che tu hai letto giustificano, cioè fanno comprendere come questa prassi di ostracismo sia legittimante dell'allarme sociale che crea l'adesione ai testimoni di Geova. Vedete, il problema non è se una persona sia libera di togliere il saluto a un parente, a un amico, a un collega di lavoro. Quelle, se sono scelte individuali, sono indiscutibili perché nascono
dall'intimo di una persona, insomma, non mi sta bene frequentare Tizio, si è comportato in una maniera che io definisco indegna secondo i miei standard etici, e io non lo saluto più, non lo frequento più. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di regole che vengono fatte applicare anche con la minaccia di applicare la stessa espulsione a coloro che non si adeguano a queste regole. Quindi c'è una sorta di colpevolizzazione per coloro che hanno qualche remora morale dal comportarsi in questo modo. Io vorrei aggiungere alle testimonianze che avete detto parzialmente una che fu pubblicata su un quotidiano nazionale qualche tempo fa. Una donna si era trovata in buona sostanza a dover scegliere tra era una donna testimone che aveva portato nella congregazione dei testimoni di Geova tutti i suoi figli. Bene, a un certo punto uno dei suoi figli, che era stato anche responsabile di comunità, per motivi di coscienza decise di abbandonare il movimento. I responsabili del gruppo a cui faceva capo questa donna andarono a casa sua e le diedero un out, le dissero: rinneghi tuo figlio pubblicamente, sto leggendo, anche qui davanti a noi, devi dire che è una apostata, altrimenti manchi di lealtà all'organizzazione. Ecco, questo è l'aspetto. Far passare questi comportamenti irrispettosi dei diritti umani come manifestazione di lealtà all'organizzazione prima che a Dio. Bene, questa donna nella sua semplicità ebbe a scrivere: io ho spiegato loro che l'amore tra madre e figlio è un dono di Dio che nessuno deve sopprimere, ma lei ha osservato, a niente sono valse le mie lacrime e le mie suppliche. E la donna dice che in buona sostanza il figlio faceva parte di un gruppo, non che si fosse macchiato di chissà quale infamia morale e quindi da essere etichettata come inavvicinabile, ma apparteneva a un gruppo di persone che erano stati testimoni di Geova, che poi avevano avuto solo il torto di non pensarla più come la pensa l'organizzazione dei testimoni di Geova. Detto questo, veniamo alla tua osservazione, senza intanto, prima... Intanto ti dico soltanto che nella chat ci abbiamo parecchie persone oggi che ringrazio di essere presenti e parlano anche di comitati giudiziari. A te la parola. Sì, io voglio dire che questo problema deve fare il paio con l'inopportunità, perché il vero problema è se lo Stato dovesse decidere di sottoscrivere un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione con la Congregazione dei Testimoni di Geova, facendosi così garante di un movimento religioso che incita a comportamenti ostracizzanti, che, ripeto, vengono puntualmente regolamentati, come ha detto Lorenzi, nella letteratura del gruppo. Per quanto riguarda l'aspetto a cui facevi riferimento prima, economici, io non so la persona che è intervenuta con la sua testimonianza a cosa si riferisse. Io posso dire semplicemente una cosa, che guardando la storia del movimento dei testimoni di Geova, la storia dei primordi, rifacendoci a quello che era il fondatore o l'ideologo di riferimento di questo gruppo, che è un americano, Charles Taze Russell, vissuto nella seconda metà del 1800, ebbene, questo autorevole esponente, anzi il fondatore di quella che oggi si chiama Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, che è l'organizzazione mondiale, l'organizzazione madre dei testimoni di Geova, ebbe a dire che l'organizzazione, la società che aveva fondato, non era una società religiosa, ma era semplicemente una società editoriale, una business association, diceva. Quindi diciamo che c'è un marcato orientamento all'utilizzo di enti associativi per finalità editoriali. Questo lo possiamo dire perché si evince chiaramente anche dalla tiratura che la letteratura, soprattutto le due riviste principali, La Torre di Guardia e Svegliate, vi hanno a livello mondiale. Ma per quanto riguarda le finalità elettivamente e precipuamente economiche, ecco, qui bisognerebbe interpellare l'interessato che ha scritto quelle parole per capire a cosa si riferisse. Sicuramente
in termini di capacità di produzione di letteratura, l'organizzazione dei testimoni di Geova a livello mondiale e a livello nazionale, non più in Italia perché non si stampiano qui la letteratura, ma a livello europeo, ha una grande capacità di pubblicazione, questo sì. Voglio venire al secondo aspetto che in chat ti hanno segnalato. Nel frattempo ne arrivano altri, perché ci sono molte persone. Una domanda che chiede se si può ipotizzare una circonvenzione di incapace e il plagio. Sono tante sollecitazioni, se puoi riesci a rispondere in modo sintetico, a te la parola. Beh, certo, c'è una situazione legata a che cosa intendiamo, cioè l'aspetto del condizionamento mentale è un aspetto che gli esperti, gli addetti ai lavori, stanno analizzando da tempo nelle loro sfaccettature, e le varie dinamiche che si attivano, le dinamiche relazionali che si attivano tra chi è una guida spirituale e coloro che in qualche modo seguono le direttive impartite da questa guida, è un campo che fin dagli anni 50, ricordo per esempio uno studio di Leon Festinger sulla dissonanza cognitiva, proprio perché studiava dei piccoli movimenti in cui appunto un leader aveva fatto addirittura delle previsioni che poi erano risultate non veritiere, previsioni apocalittiche, ma il discorso qui ci porterebbe lontano. In buona sostanza, io vorrei circoscrivere la problematica a questo: se un gruppo religioso consente il pieno esercizio della libertà di coscienza agli associati, ebbene, difficile che si possa parlare di tentativi di manipolazione o di strumentalizzazione altrui. Il problema è verificare se, per esempio, nel caso della struttura associativa dei testimoni di Geova ci siano comportamenti che gli associati mettono in atto nel timore di subire delle ripercussioni e quindi non esercitando pienamente la loro libertà di coscienza. Faccio solo qualche esempio veloce. Nel corso del tempo i testimoni di Geova sono stati caratterizzati da alcune affermazioni che ora essi stessi considerano risibili, del tipo: non si potevano praticare le vaccinazioni perché le vaccinazioni erano una violazione della legge di Dio, i trapianti di organi erano considerati un atto cannibalesco contrario alla volontà di Dio per l'uomo. Ora, se noi chiedessimo a un testimone di Geova oggi se fa praticare il vaccino ai suoi figli o se lo pratica per se stesso, se deve andare in qualche stato dove certa profilassi è specifica, dirà sicuramente di sì, e probabilmente non saprà neanche che nella storia del suo movimento c'è stata una pausa non breve in cui invece erano sanzionati quei comportamenti. Ora, perché noi diciamo che in questi esempi viene a galla la coercizione della coscienza? Perché è stato sufficiente che due righe in una rivista dei testimoni di Geova abbiano fatto decadere il veto, dico sulla vaccinazione, dico sul trapianto di organi, ma potrei aggiungere anche altri aspetti legati alle emoterapie, come l'utilizzo del fattore ottavo antiemofiliaco, tutta una serie di situazioni. E dalla sera alla mattina quelle stesse persone che forse il giorno prima avevano dichiarato che per motivi di coscienza non praticavano la vaccinazione, non si sottoponevano al trapianto d'organo o non accettavano i fattori antiemofiliaci, e dalla sera alla mattina la loro coscienza glielo ha consentito. Questo significa che non c'è stata un'elaborazione individuale e personale, c'è stata l'accettazione passiva di un diktat che, quando diceva c'è il veto, imponeva a quelle persone di obbedire. Quando il veto è caduto, questa automaticamente la persona si è comportata in altro modo. Sarebbero questi gli aspetti da esaminare in relazione alle problematiche manipolative, perché queste ci darebbero il segnale se veramente in questa struttura il rispetto per le coscienze individuali è pieno, oppure c'è un forte condizionamento. Per esempio, nel movimento dei testimoni di Geova si fomenta la delazione, cioè
Ci sono alcune indicazioni nella letteratura dei testimoni di Geova dove si invitano i testimoni di Geova a rivelare delle infrazioni alle regole del movimento, anche se questa conoscenza avviene per effetto di un'azione professionale, cioè un medico, un avvocato, un commercialista che può scoprire, testimone di Geova, che può scoprire che un suo confratello ha commesso qualcosa che dal punto di vista dei testimoni di Geova è meritevole di espulsione. Ebbene, la letteratura, in particolare menziono per i nostri ascoltatori più attenti l'articolo della Torre di Guardia del 1 settembre 1987, in cui si dice, anzi si plaude, si portano esempi di persone che hanno violato i codici deontologici della loro professione per riferire ai responsabili spirituali delle loro comunità delle mancanze che gli interessati non erano stati disposti a confessare. Allora, una struttura di questo genere, in cui addirittura nei confronti di chi abbandona criticamente il movimento si stimola l'odio, nel senso che, ora vi leggo perché l'ho sotto mano, la citazione di che cosa intende per odio la Torre di Guardia del 15 novembre 1992. Dice: l'obbligo di odiare l'illegalità riguarda anche tutte le attività degli apostati. Gli apostati sono coloro che appunto abbandonano il movimento e esprimono critica dopo averlo abbandonato. Ebbene, l'odio che si deve provare contro queste persone viene così definito. Il significato di odiare racchiude il concetto di provare un tale senso di ripugnanza o forte avversione per qualcuno o qualcosa da non voler avere nulla a che fare con quella persona o con quella cosa. Evidentemente il sistema sociale dei testimoni di Geova è un mondo nel quale l'amore e l'odio non assumono lo stesso significato che viene attribuito comunemente a questi sentimenti. Achille, sì, sono parole abbastanza pesanti e veramente immagino, come poi ci siamo anche detti, diciamo la sofferenza che tutto ciò ha provocato, sofferenza che viene conosciuta da una certa data in poi, da un certo momento in poi, ma che in realtà va retrodatata al momento in cui le persone hanno cominciato a soffrire senza che gli altri lo sapessero, e quindi che fosse portata alla conoscenza questa vicenda. La conoscenza e quindi la comunicazione è importante su questo, affinché si sollevi il dibattito e ovviamente si possano avere tutte quante le contromosse opportune. E di comunicazione partiamo, perché passando a Achille Lorenzi vorrei appunto parlare e promuovere un evento appunto che ci sarà l'8 giugno e Achille Lorenzi appunto diamo l'incarico di dire dove, cosa e di che si tratta e tutti quanti diciamo le coordinate e dove poter avere informazioni. A te, Achille. Ecco, allora l'8 giugno a Roma, in Piazza del Popolo, faremo questa manifestazione, cioè non ci sarà, premetto, un'affluenza sicuramente oceanica, però ci saranno diverse persone che proverranno da varie parti d'Italia e installeremo un gazebo con degli striscioni, con dei manifesti, ci sarà un volantinaggio tramite il quale appunto vogliamo informare il più possibile le persone su quello che è questa politica ostracizzante che viene attuata da parte di testimoni di Geova. Quindi in questo volantino si riassumono brevemente certi insegnamenti dei testimoni di Geova, dove appunto si insegna che bisogna evitare chi lascia, chi esce. E, appunto, le informazioni su questo evento si possono trovare collegandosi al sito www.info.tdgeova, che è un sito che ho creato alcuni anni fa e che è servito quale punto di riferimento per molti ex testimoni di Geova, cioè in maniera del tutto così spontanea, senza che ci sia nessuna struttura organizzativa alle spalle. Molta gente da tutta Italia e anche dall'estero si sono collegati a questo sito, ne è nato un forum, ne è nato così un gruppo di persone che
condividono appunto questa volontà di denunciare questi comportamenti illiberali, e questo ha portato anche a fare degli eventi tipo questo che faremo a Roma l'8 giugno e che già in passato abbiamo fatto a Milano, abbiamo fatto ancora anni fa a Roma di fronte a Montecitorio, sempre allo scopo di far conoscere questa realtà, che è una realtà che è vero coinvolge poche persone, perché i testimoni di Geova sono una minoranza e gli ex testimoni di Geova sono anch'essi pochi rispetto alla popolazione in generale, ma comunque sia sono problemi seri, problemi che coinvolgono la vita in maniera drammatica di tanta gente. Ecco, un po' questo è tutto, diciamo. Sì, cercheremo come Libri TV di essere presenti e di documentare questa cosa, perché tornando, diciamo, in un percorso ellittico in chiusura come sono partito, ci interessiamo ai diritti delle persone in tutte le estensioni della loro vita e i vari momenti. E qui io generalmente, personalmente, sono laico e dei testimoni di Geova ho sempre per un sentito dire, ma non mi faccio più di tanto condizionare da sentiti dire, però qui emergono, come stavo scrivendo sulla chat, che emergono veramente emerge il profilo di una vera e propria setta, che non so poi, sì, probabilmente ci sono dei paralleli con altre religioni o forse interpretazioni integraliste di certe religioni, poi chissà quanti culti esistono al mondo, però insomma è veramente preoccupante e c'è da chiedersi, e questo potrebbe essere anche il tema di una prossimo appuntamento, diciamo di pensare effettivamente se si possono configurare delle vere e proprie fattispecie penali, perché insomma soprattutto per quanto riguarda i minori, noi ci siamo informati, ci siamo interessati come Libri TV per quanto riguarda i minori, per esempio per la sindrome di alienazione parentale tra persone separate, siamo in contatto con un'associazione per il divorzio breve, e purtroppo per esempio nei casi di dissidi tra genitori che si stanno separando spesso ci sta appunto l'influenza negativa di un genitore nei confronti sul bambino, nei confronti contro l'altro genitore, ex coniuge, che fa molto molto male ai minori. Beh, qui insomma mi sembra che ispirati da altri motivi questa sorta di violenza psicologica, che io mi sento di definire così, è presente. E ecco, su questa cosa mi sento che potremmo, se siete d'accordo, magari coinvolgendo anche altri ospiti e testimonianze, fare una prossima puntata su questo, magari a seguito dell'evento dell'8 giugno, così possiamo anche fare un report di com'è andata. Certo, sì. Volentieri. Ok, va bene, allora io vi ringrazio di questa testimonianza, poi immagino pure che certo questa cosa di essere apparsi in qualche modo non aiuta, non è un investimento, diciamo, in buone relazioni, appunto, che già avete i problemi di cui abbiamo parlato, però è un atto di coraggio, immagino che sia un atto di coraggio che però è doveroso anche nei confronti di chi purtroppo vive queste frustrazioni e magari è più debole, non si sente di prendere una posizione, ma è ingiusto comunque che soffra di questa sorta di, appunto, di ostracismo. Vi ringrazio ancora e quindi appuntamento di nuovo su Libri TV, seguiremo questo appuntamento dell'8 giugno, se avete qualcosa da dire in conclusione, se no possiamo anche salutarci. Achille Lorenzi. Io vi ringrazio per lo spazio che ci avete concesso, perché appunto molta gente non sa nulla di questa realtà e più voci ci sono, più è utile per far conoscere appunto queste problematiche. Vi ringrazio per questo. A chi la vita? Sì, io anche mi associo al ringraziamento all'emittente, a te in particolare, per l'attenzione e la sensibilità che hai mostrato. Vorrei raccomandare a chi ci ascolta e chi ci vedrà nei prossimi giorni di osservare con attenzione e di andare oltre le apparenze, quando, e questo è un messaggio trasversale, cioè quando qualcuno ci offre un messaggio che sembra troppo bello per essere vero, beh, probabilmente è proprio così, è troppo bello per essere vero, quindi molto probabilmente vero non è.
ripeto, questa è un'esortazione che mi sento di fare in generale, visto come tu hai detto che di gruppi di movimenti religiosi ne nascono quasi quotidianamente, non solo in Italia, per cui dovrebbe essere elevata la soglia di attenzione delle persone in generale, del comune cittadino che può essere destinatario di attenzione di tutti questi promotori di tanti nuovi messaggi, veramente a volte troppo belli per essere veri. Io vi ringrazio ancora, mi rivolgo a voi e a coloro che sono numerosi, ci stanno seguendo, vi informo che questa trasmissione è stata registrata, sarà sul sito disponibile entro più o meno 48 ore, sul sito www.liberi.tv e anche sul canale YouTube Liberi TV tutto attaccato, e sarà utile che basta un link, copiare, incollare dove volete, il web è sconfinato, facciamo conoscere questa vicenda perché può essere utile ovviamente per sensibilizzare le persone. Poi probabilmente magari chi di solito funziona anche così, chi è forse più timoroso quando vede che insomma ci sono persone che escono allo scoperto si in qualche modo prende coraggio e denuncia anche lui il un po' il discorso insomma che sta poi dietro all'omertà e al timore di altro tipo. Bene, io vi ringrazio ancora, grazie a Achille Lorenzi, grazie a Achille Aveta, come abbiamo detto, di nuovo appuntamento fra qualche settimana su Liberi.tv. Grazie ancora, continuate a seguire le trasmissioni di Liberi.tv. Grazie.